A questo punto io potrei cliccare e mi chiede una serie di, vedete che mi chiede una serie di informazioni. Ho la prima schermata che mi chiede i metadati, quindi ad esempio il titolo, mettiamo tranquillamente ebook di prova come titolo. Posso dare l'autore, questi sono metadati che vengono mostrati poi agli reader o al software che andiamo a gestire. Autore, metto il sottoscritto, possiamo andare a dirgli la lingua, l'editore, possiamo andare a dirgli un eventuale ISBN se proprio andiamo a realizzare io ho messo una serie di 1 per comodità. Se dovessimo proprio realizzare un ebook da poi da vendere, magari tramite il nostro sito internet o piuttosto che permettere di scaricarlo gratuitamente. Quindi, se vogliamo dare ufficialità al nostro ebook, possiamo anche inserire un identificativo ISBN. Data di pubblicazione 2017, titolo originale ebook. Con writer, cambiamo tanto per, e qui sotto possiamo inserire una eventuale descrizione. Questo ebook è stato realizzato con LibreOffice Writer. Ok. Qui posso definire una copertina. Può essere, se avessi un'immagine, potrei mettere la prima immagine, oppure posso anche nessuna, piuttosto che posso scegliere un'immagine ne prendo una a caso, anche questa, ok, che è quella che abbiamo utilizzato, oppure potrei dargli anche vedete, un colore di sfondo alla mia. Alla mia copertina. Potrei anche andare a definire un colore tramite i canali RGB, quindi il rosso, il verde e il blu. Fatto questo, posso anche andare a gestire e potrei tranquillamente dare un ok e generare il mio file. Possiamo anche farlo, poi andiamo a vedere successivamente, andremo a vedere cosa c'è nel Document Preference. Diamo un ok. Vediamo cosa succede. Ok, qui mi dà un log che lo posso controllare per vedere se eventualmente è successo qualcosa. Mi dice quanto tempo ci ha impiegato. Chiaramente è solo una paginetta. E diamo ok. Andiamo a verificare cos'è successo. Allora, noi avevamo salvato nella stessa cartella dove abbiamo fatto il file ODT, troviamo il file ebook prova. Vedete che ha estensione EPUB. Io faccio apri con e lo apriamo con ebook viewer. Ecco qui il nostro ebook. Vedete che mi ha messo l'immagine come copertina, che è quella che avevamo scelto. Dopodiché, se io seguo la pagina, vedete che mi dà il primo lorem ipsum è il testo che avevamo dato. Vedete che ha preso anche le varie parti che io avevo indicato in corsivo. Vediamo la seconda pagina. La seconda pagina è Lore Ipsum 2 con il testo che non abbiamo cambiato. Se rimpiccioliamo la finestra, vedete che il testo si adatta. È quello che vi dicevo prima, qual è la comodità delle pub è che si adatta sostanzialmente alla finestra che io vado al strumento che io utilizzo. Quindi addirittura volevo rimpicciolire, vediamo se ci riusciamo. Ok. Vedete che aumentano addirittura il numero delle pagine, infatti se io vado a vedere, vedete che il testo mi si è
adattato, ok? L'ultima pagina finale è quella che dice che i credit con cui è stato realizzato questo ebook. Come vedete, è molto semplice realizzare un ebook tramite Writer. Sostanzialmente, si tratta di realizzare un file, ODT, mettere gli stili. Sostanzialmente, gli stili da utilizzare sono, gli stili titolo e, l'eventuale corpo del testo, ma più che altro per dare una formattazione. La cosa importante sono, gli stili del titolo. In particolare il titolo 1, titolo 2 e titolo 3. Scusate, volevo farvi vedere, eccolo qua. Poi vediamo i tre pulsanti come funzionano. Se andiamo a vedere, naturalmente qui potrei rimodificare quello che abbiamo fatto. Se andiamo sulle preferenze del documento, vediamo che possiamo fare altre cose. La prima è, possiamo aggiungere un indice al nostro EPUB e lo facciamo così lo rigeneriamo. Dopodiché, la parte importante è questa. Vedete che, c'è split sul titolo 1, split su titolo 2 e split su titolo 3. Cosa succede? Quando noi andiamo a definire, il nostro file con, questi stili, l'estensione in automatico va a generare un, capitolo nuovo per ogni titolo 1 sostanzialmente e, spezza il documento in base appunto a questi stili. Avete visto infatti che avevamo impostato, il titolo 1 sui due lorem ipsum e sono stati generati due capitoli. Qui sotto possiamo gestire, l'immagine per eventuali immagini, quindi aumentare o diminuire la qualità. Chiaramente se lo portiamo a 100, abbiamo, la massima qualità di quell'immagine o possiamo diminuirla. Oppure sotto possiamo convertire tutte le immagini in bianco e nero, quindi rinunciare eventualmente a immagini a colori. Qui possiamo gestire eventuali, linee, sapete, orfane, cioè quelle linee, di paragrafo che potrebbero andare, su pagine successive. E qui eventualmente gestire il font in base alla sua grandezza, quindi se utilizziamo un carattere 12, utilizzarlo al 100% piuttosto che, ridurne le informazioni. Ok, nella barra, allora voi avete, la prima icona, quella che abbiamo utilizzato, che è quella che va a, come abbiamo detto, a generare il tutto, che sostanzialmente va ad aprirmi, questa maschera, che non appena poi io, gli do l'ok, mi genera, il file. Queste invece sono altre preferenze, riguardanti sempre la generazione, se non voglio cancellare i file temporanei, ma voglio vedere ad esempio, come è funzionata, quindi, l'estensione sostanzialmente prende il file ODT e genera un EPUB, abilitando questa funzione, rimangono salvati anche, i file, temporanei che l'estensione genera per andare a costruire il tutto. Posso chiudere il documento, quindi, mi chiude in automatico LibreOffice e posso anche, volendo, generare un, file MOBI, quindi non, EPUB. Per far questo però, dovreste, scaricare questo pacchetto, Kindle Legend. Posso, limitare le immagini ai 150 K, come abbiamo visto, c'era un'opzione prima, e posso,
In questo caso mi verrebbero visualizzate, se supero, se le immagini fossero più grandi, mi verrebbe un messaggio di informazione mentre vado a generare il tutto, però posso eventualmente disabilitare questo warning cliccando su nascondi messaggi. Ulteriore funzionalità è quella che se noi salviamo il nostro file ODT con all'interno anche utilizzando chiaramente questo sistema, estrae i metadati direttamente dal nome del file. Ok, allora andiamo di nuovo a generare il file, anzi proviamo anche ad inserire un'immagine, scusate, adesso mi ha generato il file, ma lo rifacciamo. Ok. Nel secondo capitolo andiamo ad inserire un'immagine, quindi inserisci immagine, prendiamo un'immagine a caso che mi ero scaricato, anche qua la gestiamo in maniera tale che venga inserita nel testo. Ok, e diamo anche una distanza ottimale per separare il testo. Ok, perfetto. Naturalmente dobbiamo salvare perché vengono prese tutte le modifiche. Riclicchiamo su questo. Le preferenze ci vanno bene così. Abbiamo aggiunto anche l'indice, ricordate. Andiamo ok e generiamo il file. Andiamo a vedere. In questo caso ci ha impiegato un po' di più. La bellezza di 2 secondi, che chiaramente è pochissimo. Vedete che avevo lasciato i file temporanei e qui potrei andare a vedere i file che sono stati generati. Andiamo a vedere con il nostro ebook viewer cosa è successo. Allora, abbiamo la nostra copertina, abbiamo il nostro. Immagine e così via. Vedete che mi ha aggiunto, sì, volevo farvi vedere anche sul viewer, mi ha aggiunto l'indice, chiaramente un indice navigabile perché mi rimanda al mio indice. Io l'ho aperto anche qui sul lato, ma lo posso vedere tranquillamente da qua. È un indice chiaramente navigabile che mi rimanda in automatico al tutto. Quindi, come abbiamo visto, la gestione, la creazione di un ebook tramite LibreOffice è molto semplice perché sinceramente richiede sostanzialmente la realizzazione del nostro file e la creazione tramite quell'estensione indicando quelle informazioni che abbiamo visto. Ora adesso vi mostrerò a titolo di completamento, non riguarda chiaramente LibreOffice, però sono due tool che utilizzo normalmente con gli ebook, due tool che permettono di elaborare il nostro EPUB, quindi ancora in maniera più approfondita, un po' più complicato rispetto a LibreOffice, potrebbe essere interessante farvelo vedere e apprenderne poi, se avete il tempo, apprenderne il suo utilizzo. E l'altro invece è un sistema proprio per la gestione degli ebook.